Allora, sono qui in compagnia del mio amico, nonché collega, nonché autista, che per motivi di privacy non vuole essere ripreso. Allora, il video di oggi è molto breve perché, come potete vedere, sono in macchina, sto andando al lavoro. È in tema con il clima, piovoso, nuvoloso, infatti è un addio. È un addio al mio ex telefono, quello che mi ha accompagnato negli ultimi 2-3 mesi delle mie avventure. Parlo del Lenovo Zuk Edge. Perché un addio? Perché l'ho cambiato e adesso sto riprendendo, come potete vedere, un altro telefono. Che telefono sarà? Punto di domanda. Provate a indovinare. Voglio dare un addio a un telefono che secondo me è stato superiore alle mie aspettative. Perché? Intanto galleria. Perché è un telefono estremamente bello, come piace a me, nel senso che è molto ottimizzato come cornici, come display, un bel display ampio, ha caratteristiche tecniche di tutto livello, di alto livello, ha 6 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, utilizza lo Snapdragon 820, se non ricordo male, quindi ha tutte le caratteristiche in regola per essere un top di gamma. Peccato per qualche impuntamento di troppo, peccato per una fotocamera indegna per le altre caratteristiche tecniche, e cosa forse più grave, che è il motivo per cui mi ha portato a cambiare telefono, è la batteria. Purtroppo, anche modificando la ROM, installando una ROM Android Stock che ha fatto guadagnare al telefono diversi punti a livello di performance, però a livello di batteria ha sempre fatto fatica a portarmi fino a sé. È un telefono che consiglio per chi magari non lo usa quanto lo uso io, perché io ho notifiche di qualsiasi app sempre attivate e quindi ovviamente si scarica prima, ma per un utilizzo moderato il telefono è decisamente bello. Si chiama Edge, molti hanno storto il naso perché l'Edge nell'immaginario collettivo si riferisce al bordo curvo laterale. In realtà la Zucca ha voluto dare il nome Edge proprio per sottolineare il fatto che le cornici del display sono assolutamente sottili e ha uno screen ratio decisamente elevato. A me è piaciuto molto, lo consiglio, tra l'altro questo è in vendita, quindi lo vendo come usato al miglior offerente. Vi saluto perché soffro anche un po' la macchina e quindi fare video mentre viaggio potrebbe portare a conseguenze disastrose. Un saluto e ci sentiamo domani. Ciao ciao!